Sentiamo ora una raccolta di voci di rappresentanti veneti della Lega Nord proprio dall'Assemblea Nazionale della Liga Veneta di Vicenza. Mara Bizzotto, Assemblea Nazionale della Liga Veneta, quali sono le mozioni più importanti che si discuteranno oggi? Sono mozioni che vanno incontro ai problemi reali dei nostri cittadini, che purtroppo sono quelle che ripetiamo da tempo e che a Roma non sembrano comprendere. Il problema è che i soldi non ci sono, il problema del patto di stabilità, il problema di sempre più tasse e sempre meno servizi. Anche in questa serata dove si discute, dove saranno i veneti a discutere, questi saranno i temi centrali. Quello che vogliamo è che finalmente, anche con atti concreti e forti, si vada a Roma non a chiedere per piacere, ma a pretendere che i soldi del nostro territorio rimangano qua. Non possiamo più fare elemosinare soldi come abbiamo fatto nel passato, ma abbiamo bisogno di tenerli qui da noi. Un'altra sua iniziativa è stata quella di seguire un po' un percorso di richiesta di un referendum per l'indipendenza del Veneto in Europa e sembra che domani appunto si discuta in Consiglio regionale. E che cosa si aspetta? E poi può essere questa iniziativa che domani si discute di stimolo, da stimolo anche qui nella vostra assemblea di oggi? Finalmente viene discusso in Consiglio regionale questo progetto di legge per il referendum per l'indipendenza del Veneto. Noi a tutti i consiglieri chiediamo di dare la possibilità ai cittadini di esprimersi. Il referendum è un atto democratico e nessuno, né un consiglio regionale, nemmeno la Costituzione italiana può proibire ai cittadini di esprimersi attraverso il referendum. È un punto importante per noi della Lega che da anni cerchiamo di portare più risorse nel nostro territorio. È l'inizio sicuramente di una battaglia che vogliamo fare sia a Roma che a Bruxelles. A Bruxelles già da parecchio tempo sto sollecitando l'intervento dell'Unione Europea perché dopo la Catalogna, dopo la Scozia c'è anche il Veneto che vuole liberarsi da Roma e vuole un'Europa diversa, un'Europa dove a comandare non sono lobby economiche ma le regioni, quindi un'Europa dei popoli e delle regioni e non l'Europa dei finanzieri. Io penso che la Lega debba ripartire, soprattutto a livello locale come Liga Veneta, facendo pesare di più il proprio ruolo regionale anche all'interno di un assetto federale. Questo perché abbiamo bisogno di ripartire dalla nostra identità, quindi in Veneto i Veneti, in Lombardia i Lombardi, in Piemonte i Piemontesi, per capirci, assieme discutere quelle che sono le linee nazionali da tenere, le alleanze, ma avere a livello locale grande autonomia e ripartire dal territorio come si faceva una volta con i gazebi, con i volantini, comunicare, tornare un po' alle origini del movimento. Io auspico che da questa assemblea ne esca questa volontà, che non significa cambiare gli intenti o i valori del nostro movimento, ma anzi rafforzarli, ripartire fortemente dal nostro simbolo, però cambiare magari il contenuto di alcune idee, cambiare soprattutto il modo con cui si espongono queste idee, quindi farlo magari con metodi nuovi, questo sì, magari cambiare anche qualche persona per poter rinnovare il movimento. Che cosa si discuterà oggi? Ma sicuramente del futuro del Veneto, il futuro anche della nuova linea politica. Abbiamo fatto le assemblee dando voce ai militanti dalle sezioni, circoscrizioni, dai vari provinciali. Abbiamo profuso 7 documenti importanti che sono stati riassunti con delle linee anche credo determinanti. Quello di ribadire il concetto del federalismo e della priorità settentrionale che non è stata ancora dissipata da questo governo che cambia destra, centro, sinistra. È ancora il problema del nord, esiste forte. Dall'altra parte dobbiamo ammodernare anche il partito e nel Veneto c'è una mozione che parla espressamente che la presidenza non può essere a vita della Lega Nord, ma però in un partito moderno ci deve essere anche un ricambio.